Amen. Gloria a Dio, cari. Gloria a Dio, amen. Grazie anche per questa introduzione. Infatti, questa mattina io pensavo proprio a questo. Dicevo, ma anticamente come faceva? Adesso noi siamo qua in chiesa, tranquilli, sul pulpito, nella casa di Dio. Ma allora i profeti, quando andavano a predicare la parola, andavano, non è che avevano veramente quel. Non so, davanti delle persone, delle realtà, non soltanto delle persone. Ma avevano un messaggio da dare, anche lo stesso Paolo. Non è che era soltanto lì un discorso da fare. Infatti, per questo che la Bibbia credo che chiama il messaggio il peso dell'Eterno, quello che Dio metteva nel cuore di questi profeti, di questi uomini di Dio, oggi non è cambiato, perché Dio mette nei cuori un messaggio che non sono soltanto, come dice in Ezechiele, una bella canzone. Siete andati ad ascoltare una bella canzone, è il messaggio di Dio. Dio mette nel cuore del predicatore, dei suoi servi, un messaggio da dare alla Chiesa. E credo che ancora questa mattina, anche io come dire, faccio fatica certe volte a ascoltare anche molte volte quello che Dio ha da dire. In effetti è stato così, perché io mi ero preparato così fino al venerdì, poi. E venerdì mattina ho letto un verso e le cose sono cambiate. Che Dio ci aiuti ad ascoltare sempre quello che è Dio da dire, amen? Non quello che l'uomo, non quello che il pastore, anche se lo strumento nelle mani di Dio, ma noi dobbiamo ascoltare quello che è Dio da dire, che Dio mette il suo messaggio nel nostro cuore per la Chiesa, per ognuno di noi. E quindi questa mattina voglio leggere con voi, leggeremo un salmo questa mattina. È il Salmo 11, il Salmo 11, leggiamo insieme questo Salmo e poi insieme voglio condividere con voi alcune cose della parola di Dio. Ringraziamo Dio della sua parola, amen. Dio sia benedetto e lodato e glorificato perché la sua parola è vivente, amen. È vivente. Il Salmo 11. Dice così questo salmo, io confido nel Signore. Voi come potete dire all'anima mia, fuggi al tuo monte come un uccello? Poiché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Il Signore è nel suo tempio santo. Il Signore ha il suo trono nei cieli e i suoi occhi vedono. Le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Zolfo e vento infuocato sarà il contenuto del loro calice. Poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. Amen. Questo è il messaggio, poi specialmente in un verso che, mentre leggevo la Bibbia, proprio in questi giorni, un mattino, le cose sono cambiate. Quindi questo salmo. Alcuni dicono che include la categoria di quei salmi che, di speranza, anche di fiducia nel Signore e anche del suo intervento. Qua, piuttosto che era un lamento da parte del salmista che era Davide e della sua condizione, e lui invece crede e confida nel Signore. Mentre intorno a Davide c'erano delle persone che gli facevano pressione perché lui fuggisse dai propri nemici lontano. E qua Davide sembra che non voglia accogliere questo consiglio, sapendo che lui conosceva Dio, sapendo che Dio era il suo rifugio, Dio era il suo Signore e che Dio era con i giusti, pronto ad aiutarli. Quindi questo salmo parla di sfiducia,
di speranza, ma è anche un salmo che fa esaminare anche la nostra vita. Quindi questo salmo scritto da Davide è un po' la storia, un po' da Davide si identifica in questo salmo, perché qua parla in particolare di quanto di quando Davide era stato unto da Dio, da Samuele, e comunque l'unzione era su Davide. Dopo questo momento particolare, Davide fu messo al servizio di Saulo e dopo, se leggiamo la storia, Davide ebbe una grande vittoria su Golia. Ma sappiamo anche la storia che da quel momento lì in poi ci fu una grande, tremenda gelosia da parte di Saulo verso Davide. Se non sbaglio, anche più avanti ci fu anche un attaccamento suo figlio Absalom verso Davide. In poche parole, Davide era il bersaglio. Davide lo conosciamo, dice la Bibbia, era un uomo secondo il cuore di Dio. Chi era il bersaglio? Era Davide. Davide era il bersaglio. Infatti dice qua che gli empi, i nemici, tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirare nell'oscurità contro i retti di cuore. Quindi il diavolo, chi odia? I retti di cuore. Chi odia il diavolo? La rettitudine. Il diavolo, il mondo, la nostra carne, odia la rettitudine, odia gli uomini retti. E chi sono gli uomini retti? Gli uomini retti sono le persone che camminano in onestà, in lealtà, in rettitudine, in pensieri, in parole, moralmente giusti davanti al Signore. Camminano in integrità. Cosa pensiate noi? Che dal momento che ci siamo schierati dalla parte del Signore, che il diavolo, la nostra carne, il mondo se ne sta fermo? No, noi siamo bersaglio, noi siamo bersagliati, cari, siamo bersagliati. E lo ripeto, in questo mondo c'è tutt'altro che meno che l'integrità. E la Chiesa, e il cristiano nato di nuovo, deve camminare nell'integrità. Nella rettitudine. Se non sbaglio, il Signore disse così ad Abramo: cammina nella mia presenza e sii integro, leale, onesto, giusto. Integrità. Questo era un bersaglio, Davide era un bersaglio. Quindi, come ripeto di nuovo, mentre leggevo questo salmo, un mattino qua mi sono fermato a vedere come Davide qua, intorno a lui aveva un gruppo di persone. Perché dico un gruppo di persone? Perché qua parla al plurale. Perché dice qua, infatti dice, come potete dire, vedete, come potete dire, c'erano un gruppo, non era, un gruppo di persone, come potete dire, fuggi lontano. Sembra che qua questi consiglieri esortano Davide a cercare un rifugio che offre una buona protezione, una difesa, quando lui veniva attaccato dai nemici. Ma Davide diceva no, perché? Perché Davide sapeva che non aveva bisogno di rifugiarsi in un monte o in una fortezza. Lui sapeva, Davide, ma non perché soltanto ce l'aveva qua, perché lui conosceva Dio, sapeva che lui poteva trovare rifugio solo nel Signore, amen. Solo il Signore era il suo rifugio, solo Dio era veramente un rifugio per lui. E mentre meditavo questo, mi veniva in mente oggi come la Chiesa, come i credenti, noi possiamo essere circondati da tanti consiglieri. Noi possiamo essere consiglieri di noi stessi. Noi abbiamo le nostre opinioni, le nostre idee, i nostri pensieri. Il diavolo è un consigliere. Il mondo è un consigliere. Oggi sentiamo cose.
permettetemi, pure magari nella Chiesa si mescola le cose di Dio con le cose del mondo. Si parlano di cose, si prendono versi della Bibbia e si mescolano per dire quello che la Bibbia non dice, per creare paura nelle persone, sui social, su YouTube. C'è una confusione a non finire, certe cose mi vergogno a sentire come le persone possono mescolare le cose di Dio sulle cose che succedono in questo mondo e dire Dio sta facendo così, ma questi sono consigli. Che consigli sono? Da dove vengono? Vengono dalla Bibbia? Vengono dall'uomo? Vengono dalla carne? Da dove vengono? Davide qua aveva dei consiglieri e si sentiva braccato, minacciato e gli dicevano: Davide, fuggi, fuggi lontano, fuggi via. Quanti consigli oggi possiamo sentire? Questi consigli che vengono da noi stessi, dal diavolo, cosa fanno? Certo, ci sono consigli buoni, la Bibbia parla di questo, di ascoltare i buoni consigli, ma che vengono dalla parola di Dio. Ma quando ci sono dei consigli che sono dettati dagli uomini, come in questo caso qua, gli dicevano Davide, devia, vai via, lontano, fuggi dai tuoi nemici. Cioè, allontanati da Dio, vai via, sei braccato come un uccello. Sei braccato, vai via. Questi consiglieri, questi consigli, cosa facevano? Erano buoni secondo voi? Non erano buoni. Perché? Perché volevano deviare Davide da che cosa? Dall'unico vero rifugio che lui conosceva e che lui aveva. Quindi certi consigli ci fanno deviare da che cosa? Dal Signore, dalla sua parola, dalla sua presenza, ci fanno deviare dalla Chiesa. Guardate cosa dice in Geremia. E dice in Geremia, dice 18, dice il verso 15, dice: Eppure il mio popolo ha dimenticato, offre profumi agli idoli vani. Quante cose vane, inutili oggi. Inutili, vane. Eppure il popolo di Dio sembra che va dietro, ascolta, a cose utili, vane. Lo hanno, dice, queste cose qua, inutili, vane, lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali. La Bibbia ci parla di un solo sentiero, una via maestra, e questa è Gesù Cristo. Gesù ha detto: Io sono la via, la verità e la vita, la sua parola. Eppure molte volte la Chiesa sembra che devia a destra, a sinistra, sembra che barcolla. Fratelli, attenzione a ciò che ve lo dico e ve lo ripeto e ve lo ripeto, attenzione ai consigli vani e inutili. Che possono venire da noi stessi, perché dice la Bibbia che il cuore è sanabilmente maligno, ingannevole. Basiamo tutto sulla parola del Signore. Dal diavolo, dal mondo, questi ci fanno deviare dai sentieri antichi della sua parola e ci fanno seguire dei sentieri laterali che non ci porteranno sicuramente al Signore e sicuramente non ci faranno del bene. Ora, questi consiglieri terminano anche con una domanda e dicono: quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto? Di nuovo qua, vedete? Questi consiglieri usano delle parole, veramente sembrano proprio delle parole calibrate, con delle tecniche, per convincere Davide, suggerendogli che l'unica soluzione quando le fondamenta sono rovinate, quando tutto sta per cadere, l'unica soluzione per questi consiglieri è quella di fuggire. In altre parole, questi stanno dicendo a Davide: i tuoi nemici ti vinceranno.
gli empi ti vinceranno. E l'unica soluzione è quella che tu fugga, vada via, ti trovi un rifugio. Oggi, cari Chiesa del Signore, stiamo assistendo da tempo, già da prima, non soltanto con la pandemia, ma ancora prima, credo, a un mondo che si sta sgretolando. Un mondo che si sta sgretolando. Un mondo che è nel peccato, nella sofferenza. Oggi sentiamo a che fare ancora di più con questa situazione difficile della guerra. E tutto quello che voi sentiamo, le notizie, quello che vediamo. E molte volte anche il diavolo, problemi, anche restringiamo un po' il cerchio nelle nostre famiglie, nelle nostre case. E non mi dite che forse avete passato queste cose, dove il diavolo viene e dice: ma lascia stare, fuggi via, non c'è più niente da fare. Come puoi reagire in questo mondo? Come puoi stare in questo mondo? Come puoi stare in questa situazione? Lascia stare, lascia perdere tutto. Tutto intorno si sta sgretolando, non vedi? Oppure, come detto, non soltanto intorno a noi, sembra che certe cose ci fanno così star male, ci fanno soffrire. Viviamo in questo mondo, la Chiesa vive, noi viviamo in questo mondo. E dice: non c'è più forza per reagire, non c'è più forza per andare avanti, non riesco più. Tante cose ancora si aggravano. Certe volte ci alziamo al mattino e diciamo: Signore, come passerà questo giorno? Arrivo alla fine della giornata, alla fine della sera, e poi sentiamo tante queste cose, e poi arrivano magari dei consiglieri, no? Consiglieri che vengono suggeriti da che cosa arrivano, come delle frecce puntite, dardi infuocati nella nostra mente, dice: lascia stare tutto, non c'è più niente da fare, molla tutto, non andare più in chiesa, non seguire più il Signore, non ascoltare quello che dice il pastore, lascia perdere tutto. Fratelli cari, non mi dite che non siamo passati per queste cose. È certo che siamo passati, è certo che siamo passati, è certo che se passiamo per queste cose. Sì, però qua nella seconda parte di questo salmo Davide spiega e dà il motivo, il perché lui ha una simile fiducia nel Signore. Lui spiega perché ha una simile fiducia nel Signore. Questo era un fondamento nella vita di Davide. Lui dice che il Signore, dove è il Signore? Nel suo Tempio Santo. Egli regna, amen, egli governa, egli ha tutto sotto il controllo. Dio regna, egli governa tutte le cose. Lui è sovrano su tutte le cose, non soltanto regna sul trono. Amen. Egli regna sul trono. Dio regna. Amen. Volete dire con me: Dio regna? Dio regna. E non è spaventato di nulla. Dio governa, egli regna. E dice che egli vede, egli ascolta. I suoi occhi vedono, e Davide ha questa fiducia nel Signore, che lui è in grado di distinguere chi è il giusto e chi è l'empio. Lui vede e sa distinguere chi è giusto e chi è l'empio. E poi dice qua che Dio verrà a giudicare l'empio. Chi è l'empio? L'empio è colui che non ha riverenza, rispetto di Dio, non ha timore di Dio. Stiamo studiando il giovedì sera qua in chiesa. Non ha timore di Dio. Abbiamo detto che molti parlano dell'amore di Dio, adorazione, altre cose, ma la base dell'amore, ma la prima dell'amore, la base di tante altre cose dell'adorazione, se non c'è timore, riverenza di Dio, è come se stiamo battendo l'aria. Grazie dell'amore di Dio,
Grazie che siamo, adoriamo il Signore, ma alla base di tutto questo ci deve essere il timore di Dio, amen? Riverenza, timore. L'empio non ha riverenza, non ha rispetto, non gli piacciono le cose sante di Dio. È per questo che la Bibbia dice ai Romani che l'ira di Dio, l'Apostolo Paolo dice nella lettera ai Romani, l'ira di Dio si rivela, si fa conoscere dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia degli uomini. Dio, anche se oggi dai pulpiti non si predica più questo perché si ha paura che le persone si offendano, non si parla più di peccato perché le persone si offendono, ma io vi voglio dire quello che la Bibbia dice, che Dio un giorno verrà a giudicare il mondo e giudicherà gli empi, giudicherà questo mondo, forse qualcuno ha già iniziato, non lo so, ma Dio verrà a giudicare. Dio è giusto, cari. Ma Davide, lui sapeva anche che per incontrare il Signore doveva essere uno di quei giusti, perché dice nel versetto 7 che gli uomini retti contempleranno il volto del Signore. Alleluia! Gli uomini retti contempleranno il volto del Signore. E qua anche un'altra parte abbiamo detto dell'empio, ma anche che significa essere giusto. Che significa essere giusto? La Bibbia parla della giustizia, che l'uomo in sé non ha giustizia, anzi in Isaia dice che la nostra giustizia è come un abito sporco, un abito sporco. Quindi l'uomo non può con la sua giustizia, con le sue opere, piacere a Dio. Ma la Bibbia dice che Dio è colui che ha provveduto per la nostra giustizia. Gesù, lui ha adempiuto tutta la legge, lui è stato ed è la nostra giustizia. Quindi la persona giusta, che significa essere giusti? Significa essere accettati da Dio, resi giusti. La parola di Dio ci dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Ogni uomo per natura è malvagio a causa del peccato, quindi è sotto la condanna e il giudizio di Dio. E un condannato come può essere giusto? Un condannato che si presenta davanti a un tribunale perché ha commesso un omicidio, come può lì, è un condannato, come può essere giusto? Come può diventare giusto? Questo è ciò che dice la sua parola. Noi eravamo condannati per l'eternità all'inferno. L'uomo per natura è condannato, è morto nei falli, nei peccati, ribelle a Dio. Però dice la Bibbia, questo è il miracolo, questa è la potenza del Vangelo, che Dio giustifica l'empio. Dio lo giustifica. Mediante che cosa? Le nostre buone opere? No, mediante la fede, è un dono gratuito, mediante la fede nel sacrificio di Gesù. Dio ha provveduto non soltanto per il nostro perdono dei nostri peccati, ma Lui attraverso la giustizia di Cristo ci vede giusti, accettati da Dio. Questa ci andrebbe, non so quanto tempo, per parlare di questa benedetta e santa dottrina della giustificazione per fede. La Bibbia dice che giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. Paolo dice che giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, nonostante che abbiamo peccato, un peccato passato peccaminoso, nonostante la nostra condanna che meritavamo, e la nostra presente mancanza, imperfezione, Dio ha provveduto per noi di essere giustificati davanti ai suoi occhi, resi giusti mediante il sacrificio di Gesù. Quindi questa è una posizione che noi abbiamo davanti a Dio. È una posizione che noi abbiamo sicura in relazione a Dio. E Lui ci ha giustificato. E questo verdetto nessuno potrà contraddirlo. Perché dice la Bibbia, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica.
Chi li condannerà? Se Cristo è nel tuo cuore, ti sei ravveduto, hai avuto un ravvedimento, un sincero, sei nato di nuovo, tu sei stato giustificato davanti agli occhi di Dio. Dimmi, fratello, sorella, questo non è un vero fondamento nella tua vita? Questo non è un stabile fondamento nel tuo cuore? Che cosa vogliamo? Che cosa, dove andiamo noi? Cosa ci aspettiamo? Cosa andiamo a vedere a destra, a sinistra? Andiamo alla Bibbia, dove leggiamo che Dio mi ha giustificato e mi ha reso giusto davanti ai suoi occhi. Questo deve essere un fondamento della mia vita, dove la mia fede poggia, dove la mia fede poggia, dove quando tutto intorno a me sta per crollare, dove intorno a me vediamo quello che sta succedendo, noi abbiamo un fondamento sicuro. Questo fondamento è Gesù Cristo il Signore. Lui ci ha giustificati, ci ha resi giusti, ci ha lavati, perdonati, siamo i suoi figli e nessuno può contraddire questo verdetto, neanche il diavolo, perché la sua parola è sì e amen. E la Bibbia dice che accuserà gli eletti di Dio? Se Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà? Dio, aiutami a vedere nella tua parola quali sono le mie fondamenta. Infatti il titolo di questo messaggio è, l'ho dato, è il fondamento del giusto. Il fondamento del giusto. Oggi forse non si va più a vedere queste cose. Non si va più a vedere queste dottrine nella Bibbia. Non si leggono più queste cose che sono il fondamento. Ah, vogliamo sempre vedere di potenza, di fede, di questo, di quell'altro. Ma queste sono le basi della nostra vita cristiana. Il fondamento, la giustificazione per fede. Se non abbiamo questo, come possiamo andare avanti? Questo deve essere una, deve darci una rivelazione, Signore, di queste cose. E lo ripeto, non può, sono stato veramente semplice, e così possiamo dire, semplice, molto, molto, come possiamo, basilare a dirvi queste cose, ma ci sono delle cose nella Bibbia che se noi leggiamo devono riempire il nostro cuore davanti a queste cose. Ma andando avanti anche, qualche altra cosa dice, allora davanti a questa domanda, quando le fondamenta sono rovinate, che cosa potrà fare il giusto? Dice che nel profeta Isaia, anche mentre meditavo questo, lì parla delle fondamenta. Nel capitolo 24 dice, parla delle fondamenta. Dice, le fondamenta della terra tremeranno e la terra barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il peccato grava su di lei. Quindi qua parla delle fondamenta della terra. Tremeranno, la terra barcollerà come una capanna, come un ubriaco. Per quale motivo? A causa del peccato. Mi sono ricordato, leggendo questo, credo che nel 2004, quando c'è stato lo tsunami, questo maremoto, non so quante migliaia di morti ha fatto, centinaia di migliaia di morti, nell'Oceano Indiano, se non sbaglio. Lì persone che hanno perso la vita. E questo disastro, la terra, dice qualcuno, alcuni studiosi hanno detto che una parte della terra ha tremato, ha barcollato. Dice, ma com'è possibile queste cose? Dio permette queste cose. Dice qua, la terra, le fondamenta della terra tremeranno, barcolleranno come un ubriaco. È possibile? Questi catastrofi naturali, possiamo dire, ma Dio permette queste cose? Io voglio dirvi che Gesù ne ha parlato di queste cose. Questi sono i segni che devono venire prima della sua venuta. Questi sono eventi che segnano la sua venuta, cari. E forse a noi non piace più leggere queste cose. Perché Gesù ha detto in Matteo 24, poiché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi e bisogna che questo avvenga, ha detto Gesù, non lo dico io,
affinché queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Ora, davanti a queste cose, noi come possiamo sentirci? Come si sentirà il giusto? Gesù ha detto che dobbiamo aspettarci queste cose. La Chiesa deve essere al corrente di queste cose. È scritto nella sua parola, Gesù lo ha detto. Dobbiamo aspettarci queste cose. Perché? Perché la parola di Dio è vera. Amen. E sarà adempiuta. Tante cose non sono ancora terminate. E come ha detto qualcuno, non so se avete sentito il messaggio che ho mandato sul gruppo della Chiesa, magari ci dobbiamo pure preparare per il peggio. Mo, pastore, ci vuoi scoraggiare? No, non mi voglio scoraggiare. Però dobbiamo essere realisti di queste cose. Amen. Non vi voglio scoraggiare e neanche mettere nessun peso, però non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Gesù ha detto anche però una cosa alla Chiesa, e questo è quello che noi conta questa mattina. È il giusto, cosa può fare? Cosa puoi fare? Quello che ha detto Gesù, guardatevi di non turbarvi. Guardate di non turbarvi, di non agitarvi, di non avere paura, di non perdere la vostra fede, di vegliare, di stare fermi. Questo può fare il giusto. Questo deve fare il giusto. Questo deve fare colui che è stato giustificato. Questo può fare, stare fermo nella fede. La Chiesa cosa farà? Se dovrà affrontare il peggio, come sarà la Chiesa? Guardate cosa dice la Bibbia. Da un punto vado a un altro punto. Ma queste cose non le ho messe io, ma Dio mi diceva, mi istruiva in queste cose. Guardate cosa dice qua. Come si può collegare questo verso qua? La Chiesa deve affrontare il peggio, come farà? Guardate cosa dice in Geremia questo uomo. È la parola di Dio, cari. Dice, se, dice il Signore Geremia, se correndo con i pedoni, quando si stancano, come potrai reggere e gareggiare con i cavalli? Se non ti senti sicuro in terra, in pace, se non ti senti sicuro in terra di pace, come farai quando il Giordano sarà in piena? Che significa? Quando, questo diceva il Signore Geremia, se Geremia davanti a una dura battaglia, lui era disposto ad arrendersi, a gettare la spugna, come molte volte noi diciamo. Come potrà arrendersi, se lui era disposto così a arrendersi, scusate, ho sbagliato, una piccola prova poteva arrendersi. Davanti a una piccola prova lui si arrendeva. Come poteva affrontare una grande battaglia? Così diceva il Signore Geremia, tu ti potrai trovare davanti a una piccola prova e ti arrendi, ti senti debole, getti la spugna. Ma come potrai affrontare una grande battaglia? Vedete? Oggi la Chiesa, se viene meno, è debole, si indebolisce davanti a delle piccole prove. E per poco noi ci lamentiamo, ce la prendiamo con Dio, lasciamo il Signore e anche la Chiesa. Cosa faremo? Dove andremo? Come potremo affrontare il peggio? Ci riusciremo? Non ve le fate voi queste domande? Io certo che me le faccio queste domande. Oh Signore, ho detto, adesso siamo così. E siamo in questa situazione e magari delle piccole prove già andiamo in crisi, almeno io già andiamo in crisi, delle piccole prove andiamo in crisi, ce la prendiamo, traballiamo, vacilliamo. Cosa sarà se dovremmo affrontare delle grandi cose, delle grandi prove? Ce la faremo? Io credo, fratelli cari, che dobbiamo metterci davanti a Dio, dire: Signore, abbiamo bisogno di fortificarci in te,
Abbiamo bisogno di fortificarci nel Signore. Oggi la Chiesa ha bisogno, oggi la Chiesa è debole. Siamo deboli, fratelli, lo dobbiamo riconoscere. Siamo deboli nel Signore. Non abbiamo più forza molte volte per pregare. E non so se siete d'accordo con me o meno, ma io credo che oggi la Chiesa ha bisogno di essere rivestita di potenza dall'alto, come ha detto Gesù, della potenza dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno più che mai di un'unzione fresca. E questa unzione non viene da noi, non viene da un pastore, ma deve scendere nel nostro cuore e nel nostro mezzo, perché non siano soltanto parole, ma quando soltanto viene questa potenza dello Spirito Santo nel nostro cuore, ci renderà forti. Così disse il Signore a Zorobabele: Zorobabele, non è per la tua forza, non è per la tua capacità, ma è per il mio spirito che tu potrai affrontare questa grande montagna. Anzi, chi sarà questa grande montagna? Come potrai? In che modo lo farai? Con le tue forze, Chiesa, non ce la potrai fare. Non riuscirai. Con tutta la tua conoscenza non lo farai. Non riuscirai. Come potrai? Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo nel nostro cuore e nel nostro mezzo, cari. Questo la Chiesa ha bisogno. Questo abbiamo bisogno, cari, più che mai, più che mai. Vedete, Gesù ha detto: non turbatevi, non turbatevi nel vostro cuore. Forse dovremmo affrontare il peggio, non lo sappiamo. C'è un canto che diceva quando mi sono convertito: nulla so del mio domani, ma io so che pur domani mi terrà per mano Gesù. Non lo so quello che sarà il domani, quello che mi sarà domani, nessuno lo potrà sapere, però una cosa so, e la Bibbia me lo dice, che io mi devo fortificare, che io devo fortificarmi nel Signore, che ho bisogno di fortificarmi nella forza della Sua potenza. Se verranno delle piccole prove, io già mi rallento indietro e perdo coraggio, perdo forza. Che possono essere prove, magari familiari, economiche o altre cose, o difficoltà nelle chiese da che dobbiamo affrontare, già gettiamo, lasciamo stare tutto. Come faremo se dovremmo affrontare delle grandi prove, delle grandi difficoltà? Come faremo, cari? Io ve le devo dire queste cose, dobbiamo dirle queste cose, che Gesù ci ha detto: queste cose succederanno, ma non sarà ancora la fine. Quindi, fratelli cari, cosa dobbiamo fare oggi? Io credo che oggi, più che mai, dobbiamo esaminare la nostra vita e le fondamenta della nostra vita. Qual è il fondamento della mia vita? Sto ascoltando dei consigli? Sto ascoltando il mondo? Sto ascoltando questo? Sto ascoltando quell'altro? Sto ascoltando dei consiglieri sbagliati? Qual è le mie fondamenta? Dobbiamo esaminarci perché Dio lo sa quali sono le fondamenta del mio cuore. Dice in un salmo che Egli apparve, Dio appare, apparve il fondo del mare e le fondamenta del mondo furono scoperte al tuo rimprovero, al soffio del vento delle tue narici. Dio questa mattina scopre il nostro cuore davanti alla Sua parola per vedere quali sono le tue fondamenta. Lui guarda le fondamenta, potete immaginare questa scena, egli soffia con le sue narici, col suo vento, e dice che le fondamenta del mare, quanto sono grandi, sono profonde le fondamenta del mare, chi lo può sapere? Chi può conoscere il cuore dell'uomo? Soltanto Dio. Dio questa mattina guarda, lui sa quali sono le nostre fondamenta, se tu hai riposto la tua fede in Gesù oppure in consigli vani, se tu poni la tua fede nel Signore o in consigli inutili che ti stanno portando via dall'unico fondamento che è Gesù Cristo. La Chiesa, io credo, oggi si è indebolita e si sta indebolendo perché forse è troppo, troppo piena di tante cose, tante cose. Allora voi mi dite, pastore, non dobbiamo sentire il telegiornale? Io certe volte mi si stringe il cuore. Non possiamo informarci? Certo che dovete informarvi, certo che dovete informarci. Ma molte volte oggi la Chiesa è piena di tante cose nella testa e consigli a destra, a sinistra, avanti e indietro. Però
cari, abbiamo un fondamento stabile e sicuro, questo è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dice in Pietro, l'Apostolo Pietro, citando un verso di Isaia, guardate cosa dice: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, chiunque crede in essa non sarà confuso. La pietra angolare era il fondamento, era fondamentale, era posta in un angolo di incontro tra due mura, per metterli, tenerli legati insieme. Questa pietra doveva essere il fondamento dell'edificio, la pietra angolare. E in senso figurativo, la pietra angolare, la base dell'edificio, la Bibbia dice che è Cristo Gesù. Gesù è la pietra angolare. Lui è il fondamento dove poggia la nostra fede, la nostra speranza. Sono in Gesù. La nostra fede deve essere in Gesù. E noi possiamo avvicinarci a Dio e fortificarci nel Signore mediante la fede in Gesù e avere comunione con Dio, cari. Però dice che questa stessa pietra, la pietra angolare, leggendo nella Bibbia, dice Pietro anche che è una pietra d'inciampo, un sasso di ostacolo. Cristo può essere strumento di salvezza di quanti appoggiano la fede in Lui, ma per quanti lo rifiutano, per quanti non lo ascoltano, questa pietra può essere una pietra d'inciampo. Che significa? Significa questa figura di un viandante che sta camminando e mentre nel suo cammino si incontra con una pietra e si inciampa e cade. Se noi non ascoltiamo la parola di Dio, non ascoltiamo i suoi consigli, noi inciampiamo in quella pietra e quella pietra ti fa cadere. E quella pietra è quando tu cadi, e quando cadi nel peccato ti fai male, e quando cadi e disubbidisci a Dio ti fai male, quando ti ribelli a Dio ti fai male, quando non ti ravvedi tu ti inciampi in quella pietra e le conseguenze sono dannose, sono grandi, innumerevoli, perché la disubbidienza e la ribellione ti fa cadere e ti porta sotto il giudizio di Dio. Questa mattina, e di quanti mi ascoltano, c'è qualcuno che ancora non ha appoggiato la sua fede in Gesù Cristo? Ora, oggi io ti dico, poggi la tua fede non in una religione, non in un uomo, non in una chiesa, ma in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che ha dato la sua vita per te, è morto per i tuoi peccati, e Lui, in Lui solo, tu potrai stare ritto e un giorno contemplare il volto di Dio. Poggi la tua fede in Gesù, Lui è il fondamento della tua vita. Disubbidendo alla parola di Dio ti inciamperai, cadrai, ti sfracellerai. Questa pietra d'inciampo, oh, noi ci piace predicare soltanto la parte buona. Certo, Gesù è il Salvatore, è il nostro Gesù, è la pietra angolare, ma anche è una pietra d'inciampo, cari, un sasso di ostacolo per quanti lo rifiutano. Andando verso la conclusione, quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto? Qui in questo Salmo Davide ci fa vedere come possiamo porre la nostra fiducia in Dio, in mezzo al mondo che si sta sgretolando, in mezzo a questo mondo dove non ci sono più fondamenta né principi morali, dove non c'è più nulla, dove nulla, sta andando tutto verso la deriva, dove le fondamenta di questo mondo sono rovinate, dove c'è immoralità, peccato, disastro, quello che noi vediamo. Ma il credente che è stato giustificato, che ha posto la sua fede in Gesù, lui ha un solido fondamento nella sua vita, ed è Cristo, è la sua parola. E voi vi ricordate quelle parole di Gesù? Sì, ce le ricordiamo? Cosa ha detto Gesù? La sua parola è vivente, cari. Cosa ha detto Gesù? Se lo ascoltiamo, se confidiamo in Lui e se mettiamo in pratica la sua parola, sarai come quell'uomo che ha costruito
la sua casa sulla roccia. Sarai come quell'uomo che avrai costruito la tua casa sulla roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma quella casa non è caduta perché la Bibbia dice era fondata sulla roccia e la roccia è Cristo Gesù. Vogliamo dare un forte applauso a Gesù? Lui è il Signore, la rocca del mio cuore. Non conta quello che gli altri dicono, che il mondo dica quello che vuole, che il diavolo dica quello che vuole e i miei consiglieri e i consiglieri di questo mondo dicono quello che vuole. I credenti, se tu sei un figlio di Dio, la tua fede poggia su Gesù Cristo. È la rocca eterna del tuo cuore. Dice in Isaia 26, egli è la rocca dei secoli, confidate sempre nel Signore, confidate sempre nel Signore. È la rocca stabile. Ascoltiamo la sua parola, prendiamo in considerazione i suoi consigli, non i nostri, né quelli del mondo e né quelli del diavolo che ci vogliono far deviare dall'unico vero fondamento che è Gesù. Dice in Isaia 28, guardate cosa dice qua, Isaia 28, dice: l'Eterno è meraviglioso nel suo consiglio. Grande è la sua sapienza. Da chi andrai tu? Da chi ti farai consigliare? Questo è il vero consiglio, la sua parola. Lui è il principio della scienza. Lui è il principio di tutte le cose. Lui è meraviglioso nel suo consiglio. Grande è la sua sapienza. Salmo 33, 11 dice che il piano dell'Eterno dura per sempre. Amen. Lui compirà ciò che ha promesso. Fratelli, questa mattina non è un messaggio per appesantire il vostro cuore, ma per incoraggiare il vostro cuore e per rialzarci insieme, di andare avanti. Perché vogliamo, dopo che Gesù ci ha giustificati, abbiamo appoggiato la nostra vita su Gesù, vogliamo camminare in rettitudine, vogliamo camminare in santità, perché dice la Bibbia che Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente e uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. Amen. La Chiesa oggi forse ha perso di integrità, forse oggi la Chiesa ha perso in questo mondo decaduto, terribile, tremendo. Ora, per essere degli uomini e donne di grandi testimonianza, di esempio, non conta soltanto dire o delle piccole parole: Gesù ti ama, Dio ti vuole bene, vieni in chiesa. No, Dio ci chiede di essere degli uomini integri, uomini retti, che quando lo parlano, non soltanto con le parole, ma testimoniano con la propria vita, cari. Cosa può fare il giusto? Tu puoi fare tante cose, col tuo esempio, con la tua preghiera, con la tua testimonianza, essere una luce in questo mondo. Altro che parole, cari, altro che soltanto che parole. Abbiamo bisogno di camminare con Dio, di ascoltare i suoi consigli e di ascoltare la sua parola. Finisco il suggerimento qua che viene dato a Davide da questi consiglieri timorosi che volevano far deviare Davide. Era basato su che cosa? Questi consigli, sul timore, sulla paura che la nazione dal momento all'altro potesse crollare, tutto potesse cadere, e questi consiglieri si appoggiavano dove? Su loro stessi, sulle loro forze, sulle cose terrene. Ma Davide disse no. Lui aveva una visione più alta. La Chiesa oggi deve avere una visione più alta. Aveva su che cosa? Davide aveva un fondamento stabile e sicuro, e che era il suo Signore, il suo Dio, il quale egli conosceva. Quindi in un salmo dice: si avventano insieme contro l'anima del giusto e condannano il suo sangue dell'innocente, ma il Signore è il mio riparo, è il mio Dio, la mia rocca in cui mi rifugio, il vero fondamento, il quale io mi rifugio.
deve essere Gesù Cristo. Chiesa del Signore, alzate il capo, alzate, alzate il capo e guardate chi è il vostro vero fondamento nella vostra vita. Egli non cambia, non muta, Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Dio benedica la sua parola ai vostri cuori, alziamoci in piedi, alleluia. Grazie Signore, gloria al tuo nome Signore, alleluia, grazie Signore. Oh, lode al tuo nome. Così dicevano a Davide, fuggi via, come un uccello lontano, scappa, cercati un rifugio. Quanti consigli sbagliati ci danno oggi, vero? Quanti consigli sbagliati possiamo sentire oggi? Le possiamo percepire, molte volte le accogliamo anche nel nostro cuore. Questi ci fanno deviare dalla parola di Dio, cari. Ma abbiamo un solo consiglio, è il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia.